Vado. Vai. Sappiamo da vecchie pubblicazioni, dalla metà dell'Ottocento, che in Umbria era nota la presenza di resti fossili, soprattutto mammiferi. I reperti trovati erano in gran parte denti di rinoceronte ed elefante, quello che si conserva meglio. Quindi, dalla prima metà dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, Pietrafitta, con la sua miniera a cielo aperto, fu visitata da illustri personalità scientifiche della paleontologia dei vertebrati. Ancora in Italia la divulgazione scientifica paleontologica non c'era. Molti reperti venivano donati ai vari personaggi illustri e andavano ai musei naturalistici dell'epoca. La quantità di fossili trovati venne poi dispersa in collezioni private, senza pensare di istituire una vera e propria raccolta per divulgazione scientifica. Tutto ciò fino al 1958, quando Luigi Boldrini, detto Gigino, un semplice minatore, capì l'importanza di questi fossili e iniziò a recuperarli, ovviamente con il permesso della direzione della miniera. All'inizio li portava in locali forniti dalla direzione della miniera stessa, ma glieli rubavano sistematicamente. Così ottenne il permesso di poterli portare nel suo garage. E da lì iniziò la collezione. Negli anni Ottanta, la direzione Enel, con l'ingegner Capurso e la sovrintendenza per i beni archeologici dell'Umbra, decisero di incaricare il professor Ambrosetti, docente presso il Dipartimento di Scienze della Terra di Perugia, di seguire tutte le operazioni di trasporto e recupero del materiale fossile di Pietrafitta. Possiamo definire la lignite un sedimento organico fossile che ha un altro grado di umidità, circa il 66%. La lignite si forma per un processo di carbonificazione, in quanto i resti vegetali vengono attaccati da batteri e provocano l'eliminazione dell'ossigeno e dell'azoto con conseguente arricchimento indiretto di carbonio. Per questa umidità, quando si trattava di dover recuperare un pezzo, bisognava essere rapidi perché le alte temperature provocavano un essiccamento con conseguente rottura, ma anche le basse temperature perché l'acqua ghiacciando si espande e provoca frattura. Finita la musica. Ripetiamo o andiamo avanti? Dobbiamo andare avanti? Ok. Fabrizio. Le piante che troviamo a Pietrafitta si distinguono in parte erbacea, come le graminacee e le ciperacee, come arbusti, e alberi ad alto fusto, come caria e pterocaria, una felce a semi grandi come i fagioli, le olmacee, le pinacee, le betulacee, il quercus, Pinus diploxylon, e soprattutto liquidambar, un acero caducifoglie in grande quantità, da cui deriva ora l'albero della gomma.
poi l'abete bianco, che denota una influenza oceanica del clima. La lignite si alterna a strati sottili di argilla ed è qui che sono stati trovati ingenti quantità di pollini. Oltre a quelli sopracitati, anche il cedrus, tilia, alnus e poi diatomee e fitoliti. Presenti anche anche piante acquatiche, alcune estinte e altre ancora viventi, come la lenticchia d'acqua, il millefoglio d'acqua, la felce acquatica e tante altre. Con questa ricchezza di piante e di acqua non potevano esserci che tantissimi erbivori. Questo era l'unico e ultimo bacino lacustre dell'Italia centrale rimasto con un clima temperato caldo. Da qui a poco tempo geologico si verificherà la prima grande glaciazione del Quaternario, perché questo periodo lo possiamo far risalire a 1,5 milioni, 2 milioni di anni fa, in quanto sono stati ritrovati dei piccoli roditori, Allophaiomys e Mimomys, topolini considerati fossili guida di strato. Abbiamo anche pezzi di legno scuri per la gran quantità di tannino presente nei tronchi e per la carbonificazione. Nell'argilla possiamo trovare le impronte delle foglie, poi strobili delle pigne e pinoli, piccoli e quasi neri. Sempre nelle argille, in fondo al banco, ci sono soprattutto gasteropodi, come il Viviparus bellucci e generi come Neritina e Limea, e una sola specie bivalve di acqua dolce, che è l'Unio. Trovati resti di libellule, mosche, zanzare e coleotteri, ali, uova e gallerie nel legno. Poi salendo nella scala tassonomica troviamo i pesci, naturalmente di acqua dolce, come i ciprinidi, Tinkas, Cardinus e Luciscus, a cui si è risaliti per la presenza di denti faringei, altri denti isolati, vertebre e alcuni scheletri. Presenti due forme di anfibi anuri del genere Latonia, rane di grandi dimensioni, poi il bufo, un grosso rospo, e la rana ridibunda. Ritrovati soprattutto femori, che sono storti perché modificati per il salto, poi vertebre e pezzi di bacino. La presenza della rana temporanea ci fa capire che il clima sta cambiando, perché questa forma è legata a climi più freddi di quello attuale. Vi è un'abbondanza di tartarughe d'acqua, Emys orbicularis, che vive in acque non profonde ma correnti, presenti grandi quantità sia del carapace che della piastra ventrale. Il carapace non è altro che la parte ossea, costituita da 8 vertebre e altrettante coste, circondate dalle piastre marginali. La colonna vertebrale è composta da 8 vertebre cervicali, molto mobili per il capo retrattile, una decina di vertebre dorsali saldate al carapace, 2 o 3 vertebre sacrali, più numerose le vertebre caudali. La piastra ventrale, nella parte più anteriore, ha un epipiastrone che è la clavicola, mentre la base è data dalle coste gastrali. Pochi resti scheletrici dei serpenti, soprattutto vertebre, appartenenti a colubridi, e una sola vertebra appartenente alla vipera dal corno. Tantissimi i resti degli uccelli, soprattutto parti del cranio, dei coracoidi e dell'ala. Il coracoide è l'osso che va dalla scapola verso lo sterno ed è molto sviluppato nei rettili e negli uccelli. La conservazione di queste ossa ci fa capire che il trasporto è stato limitato. L'80% delle specie recuperate è di ambiente acquatico, poco limicolo. Molti anatidi di superficie, come il cigno, il fischione, il mestolone, l'alzavola, le oche, poi svassi, aironi, cicogne, ibis, pellicani,
folaghe, gallinelle d'acqua e cormorani. Importante il tarabusino, mai riscontrato prima, e in ambiente terrestre il gallo. Quindi tutti gli ambienti sono stati rappresentati, palustre, lacustre e zone limitrofe come radure e boschi. La parte più consistente dei reperti è proprio costituita dai mammiferi. Questo è un ecosistema particolare, costituito da flora e fauna unico nel suo genere, per la convivenza di tutte queste specie, ed è unico al mondo. La particolare associazione di questa fauna è legata alle condizioni ambientali favorevoli che caratterizzavano l'area ombra. Partiamo dai piccoli roditori presenti, con frammenti di ossa minuscoli, ma tanti denti e piccole mandibole. Troviamo Mimomis e Allophaiomis, ma anche lo Shurus, una specie di scoiattolo. I primi due di difficile reperimento per le ridotte dimensioni sono invece importantissimi per la ricostruzione paleoambientale e per le correlazioni stratigrafiche. Il bacino di Pietrafitta assume notevole importanza perché è il primo in Italia e in Europa in cui macro e micro mammiferi sono così numerosi. La dieta di questi topolini era onnivora granivora. Tanti denti e piccole mandibole li ho ritrovati in mezzo alle mandibole dei grossi elefanti. Poi c'è il castoro, Castor Fiber Plicidens, un grosso roditore. Numerose le ossa ritrovate, denti, mandibole, ossa del bacino e degli arti posteriori. Come sappiamo, il castoro, costruendo dighe e sbarramenti, potrebbe aver contribuito a trasformare l'ambiente e il paesaggio del bacino di Pietrafitta. Ed ecco i carnivori con la lontra, un mustelide, Panonictis nesti, dimensioni più grandi di quella attuale, agile e robusta, dieta onnivora, ma con canini ben sviluppati, muso corto, ben conservati, frammenti mandibolari. Bisogna fare una considerazione per la presenza di questi due mammiferi. Il castoro, costruendo dighe e sbarramenti, vuole le acque ferme, mentre la lontra predilige acque pulite e correnti. Due ecosistemi differenti che si uniscono
creando un ambiente unico nel suo genere come quello di Pietrafitta. Ed ecco l'orso, un altro onnivoro carnivoro, Ursus etruscus. Orso di taglia media, vissuto nel Pleistocene inferiore, principalmente nell'area mediterranea, la cui ultima segnalazione è stata fatta proprio a Pietrafitta. Sono stati ritrovati denti isolati e una mandibola frammentata. Pochi i ritrovamenti dovuti al fatto che l'orso abitava nelle montagne circostanti e andava a cacciare nelle zone più abbondanti di prede, una specie opportunista che riuscì a colonizzare ambienti differenti, zone fluviali, palustri, lacustri, foreste e spazi aperti. Tutto ciò grazie al suo adattamento e alla sua variegata alimentazione. Presente un piccolo frammento di arto posteriore di pantera, un grande felino scomparso in Asia nel Pliocene e in Europa all'inizio del Pleistocene. Poi viene il genere Macaca, presenza inaspettata di un primate, sottospecie Macaca sylvanus florentina. I resti fanno risalire a 8 individui, recuperati denti, mandibole, mascelle, una parte anteriore completa del cranio, ossa del bacino, degli arti anteriore e posteriore. Questo macaco ha vissuto all'inizio del Pleistocene in Europa e in Italia, Val d'Arno e Appennino. Una corporatura robusta, un ambiente caldo e boschivo. Attualmente Pietrafitta è uno dei siti più interessanti in Europa per lo studio dell'evoluzione del genere macaca. Ed ecco il rinoceronte, possente, Dicerorhinus etruscus. Un animale di taglia media e corporatura robusta, 2 metri di altezza algarrese e 4 di lunghezza, oltre 3 quintali di peso. Tanti i reperti, denti, femori, mandibole, uno scheletro montato e uno quasi completo disteso sulla lignite. Lo scheletro su lignite appartiene ad un individuo giovane. Il cranio, come tanti altri pezzi, è mal conservato, dovuto al peso dei sedimenti sovrastanti. L'alimentazione consisteva soprattutto di foglie. La domanda che spesso mi viene fatta è il perché non si trovano i 2 corni. Questi sono costituiti da peli, ovvero cheratina, compressi al di sopra del cranio. Anche per il rinoceronte, habitat con foreste, praterie umide e abbondanza di specchi d'acqua. È presente anche il cavallo, ma con pochi pezzi. Ciò testimonia l'esistenza di ampi spazi aperti nei dintorni dell'antico bacino di Pietrafitta. Presenti anche gli artiodattili con un bovide di notevoli dimensioni, l'Eptopus vallisarni. Lo possiamo paragonare ad una grossa antilope, dalla corporatura robusta e massiccia, muscolosa, arti non troppo lunghi ma forti, testa ornata da corna nei maschi. Numerosi sono i resti, mandibole, denti,
cranio schiacciato, parti degli arti come l'osso cannone, molto resistente. Viveva in branchi che si spostavano per cercare pascoli ed acqua. Il bacino di Pietrafitta abbondava di zone lacustri, praterie umide, di acque correnti, di foreste in grado di soddisfare questa grande massa di erbivori. Presente la famiglia dei cervidi con bellissimi palchi di notevoli dimensioni, ossa craniali, mandibole, denti, arti posteriori e anteriori. Sono rappresentate due specie di dimensioni molto differenti, Pseudodama farnetensis, taglia medio-piccola, e Premegacerus obscurus o Megaceroides boldrini, di taglia molto grande. La taglia piccola aveva una corporatura snella e slanciata, con dimensioni simili all'attuale cervo pomellato, con palchi dotati di quattro punte, mentre il cervo più grande, 2,5 metri di lunghezza e 1,8 metri di altezza al garrese, era caratterizzato da palchi imponenti e ben ramificati. L'individuo presente è un esemplare giovane, cranio schiacciato, sempre dovuto al peso dei sedimenti sovrastanti e con corna molto ramificate. La loro presenza evidenzia ancora vaste distese erbose, foreste e boschi con ampie radure aperte che circondavano il bacino. Ho sbagliato qualcosa, cioè la resi. Ed ecco l'elefante. Il Mammutus meridionalis è il grande colosso protagonista del Museo Boldrini di Pietrafitta per la presenza di numerosi e notevoli reperti e per la sua mole. Questa era la specie principalmente diffusa in Italia durante il Pleistocene inferiore. Questo pachiderma raggiungeva quasi i 4 metri di altezza al garrese e con il cranio i 4 metri e mezzo. La lunghezza, compresa le zanne, arrivava a 6 metri e mezzo e il peso poteva variare da 10 a 14 tonnellate. Le zanne rinvenute arrivavano ai 34 centimetri di diametro, con un perimetro di circonferenza di 78 centimetri. Purtroppo, i crani dell'elefante, che sono leggeri ma con forti inserzioni muscolari per sopportare il peso delle enormi zanne e la proboscide, sono andati tutti distrutti, tranne le forti mandibole e la mascella con le zanne.
Oltre queste due parti troviamo tantissimi denti isolati, femori, tibia e perone, ossa dell'arto posteriore, poi omori, scapole, ulna e radio e arto anteriore. Il bacino in alcuni casi è completo, in un esemplare è presente anche la spina dorsale caudale. Tante le vertebre cervicali, le costole, le falangi. La particolarità di questo mammut basta? Ok, Alessia. La particolarità di questo mammut era nella curvatura delle zanne, nel fatto che la parte posteriore del corpo era più bassa dell'anteriore e quindi gli arti posteriori erano più brevi e robusti. Di solito i maschi si differenziano dalle femmine per le grosse inserzioni muscolari e per le ossa del bacino. Le zanne corrispondono ai due incisivi superiori trasformati e si accrescono dall'interno verso l'esterno in cerchi concentrici. Sono d'avorio, una sostanza pregiata, costituita da fosfato di calcio, di colore bianco latte e lucentezza cerulea, prive di smalto, altrimenti sarebbero troppo pesanti. Il dente, invece, è costituito da tante lamelle saldate insieme, cementate. Dopo la rapida caduta dei denti da latte, si presentano gli altri denti, che sono molto particolari. Gli elefanti masticano in continuazione e quindi i denti sono soggetti ad usura. In tutta la sua vita ha in totale 12 denti, 3 per ogni parte di mandibola e mascella. Questi denti nascono dal fondo della bocca e si spostano in avanti, come su un nastro trasportatore, e non spuntano dal basso. Ogni dente è quindi soggetto a forte usura. Le lamine dei denti di un giovane individuo sono più alte, meno consumate e un po' più distanti fra di loro. Un dente singolo può pesare 2,5 kg e avere le dimensioni di un pallone da basket. Ogni dente dura a seconda del consumo di cibo, quindi l'età dell'elefante può essere stabilita dallo stato dei suoi molari. Spesso gli elefanti più anziani muoiono di fame perché usurano i denti e non riescono più a masticare. Dal punto di vista ecologico, questo tipo di elefante era strettamente legato a grandi spazi aperti e alla disponibilità di alberi ricchi di foglie e di arbusti, di praterie e vegetazione palustre, un ambiente ricco di acqua. Inoltre, la temperatura era più alta di quella attuale e ciò permetteva una rigogliosità floristica incredibile. Il sito di Pietrafitta è ricco di interessanti reperti e unico nel suo genere per quantità e varietà dei fossili ritrovati. Rappresenta un patrimonio paleontologico, geologico, naturalistico da tutelare e gestire per le generazioni future. Mamma mia. Ok. Ci possiamo spostare?
Signore e signori, in questo pomeriggio interessante, affascinante e perché no, non povero di imprevisti, ringraziamo tutte le associazioni che hanno partecipato, tutti gli individui che si sono dati da fare, ringraziamo ovviamente la professoressa Adria Faraone. E io vorrei veramente ringraziare i ragazzi che hanno suonato, è stato difficile. È stato difficile coordinare tutto perché io non avevo mai fatto una cosa del genere e neanche loro penso in un ambiente del genere. Quindi è stato veramente difficile. I ragazzi sono stati veramente bravi. Non ho parole, veramente. Grazie, grazie ragazzi per il lavoro che avete fatto. Siete stati tutti bravissimi e spero di ripetere con voi altre cose così perché... veramente mi hanno dato un'emozione incredibile, stare lì dentro con la musica è bellissimo, io non l'avevo mai provato e dà una sensazione, sembra di essere veramente in un altro mondo, di essere lì a Pietrafitta in mezzo agli elefanti, ai rinoceronti, ai castori, eccetera. Quindi la musica è una cosa importantissima, io spero veramente di poter ripetere questo evento. Grazie. E con queste parole che raccolgono un po' l'idea, penso, di tutti noi, io vi auguro una buona serata, un buon rientro a casa e perché no, mi auguro di rivedervi tutti al museo. Buona serata!